Chi non ha letto La capanna dello zio Tom? Un libro famoso in tutto il mondo, ma non apprezzato da una larga percentuale della popolazione americana. Il libro è stato scritto da Harriet Beecher Stowe, pubblicato nel 1852, giungendo il primo anno a raggiungere le oltre 300.000 copie, pensate voi. Il presidente Lincoln, ricevendo alla Casa Bianca la giovane scrittrice, le disse che una piccola donna ha scritto un libro che ha fatto questa grande guerra. Si riferiva alla guerra civile tra nordisti e sudisti, per un totale di 650.000 morti, compresa la vita del presidente Lincoln. Il modello al quale fece riferimento la scrittrice per il suo romanzo fu Josiah Henson, uno schiavo che ha vissuto per 30 anni in una piantagione qui a Bethesda, dove ci troviamo, e questa era la sua casa. Ma al contrario dell'eroe della capanna dello zio Tom, che fa una brutta fine, Jason Henson, attraverso mille peripezie, riuscì alla fine a scappare in Canada, dove divenne un attivo sostenitore dell'abolizione della schiavitù, pastore evangelico e ottimo predicatore, autore e fondatore di comunità, chiese, scuole per gli altri neri, un tempo schiavi come lui. Morto a 94 anni, dopo aver pubblicato le sue memorie che rappresentano la descrizione esatta della vita degli schiavi in America. Nato nel 1789 a Port Tobacco, fu venduto all'età di 5 anni ad un taverniere e rivenduto al proprietario della piantagione Isaac Riley, dove stava sua madre, in cambio di 4 ferri da cavallo. Per avere difeso il suo padrone, alcuni decenni dopo, in un alterco da taverna, gli hanno spezzato le spalle. Rivenduto ad una piantagione in Kentucky, fermandosi in Ohio, uno stato che aveva abolito la schiavitù, riuscì a mettere da parte qualche centinaio di dollari per riscattare la sua libertà, ma il suo padrone, che era un poco di buono, cambiò le carte in tavola. E fu così allora che Isaiah decise di fuggire in Canada, e questo nero, pensate, è stato ospite del presidente degli Stati Uniti ed ha incontrato in Canada la regina Victoria. Ecco, qui stanno alcuni ricercatori, stanno facendo appunto delle indagini sull'area nella quale è posizionata questa casa di Henson. Venendo ai tempi nostri, sono ancora milioni gli americani che non tollerano la presenza attiva ai massimi livelli della nazione di neri a oltre 150 anni dalla fine della guerra civile.